Buongiorno a tutti. Allora, l'idea della chiacchierata di oggi è quella di mettere in piedi eh, un discorso con un filo. Normalmente per eh, volere qualcosa, per sapere cosa si vuole, dove si vuole andare, bisogna sapere innanzitutto cosa si ha e dove si sta. La cosa che vi ho detto adesso sembra scontata, però in realtà per chi opera nei settori della scienza e della tecnologia è un aspetto fondamentale perché spesso si parla dello scienziato. E in generale di chi produce tecnologia e innovazione, come di un personaggio avulso dalla realtà. In realtà il ruolo della scienza, il ruolo dello scienziato, è un ruolo fondamentale perché lo scienziato ha due doveri: uno, ovviamente, di far progredire la conoscenza, lo stato dell'arte, diciamo, e il secondo è quello di spiegare bene cosa sta facendo e senza ideologizzare i pro e i contro, i vantaggi, e gli svantaggi, i possibili pericoli e le possibili applicazioni buone delle, delle tecnologie e della scienza trasferire questa informazione a chi deve decidere. Se viene a mancare questo ruolo, chi decide non decide bene, chi inventa si chiude in un laboratorio e sostanzialmente fa delle cose inutili e i cittadini, che sono tutti gli altri, rimangono confusi perché non capiscono cosa si possa fare davvero, cosa non si possa fare, non capiscono dove siamo, cosa che in questo momento è particolarmente vera, e quindi serve un po' di dialogo. Allora, io vorrei fare innanzitutto un'analisi di dove siamo. E comincio con un diagramma che in realtà non è molto scientifico. Quell questa grande curva che vedete qui è la curva della popolazione del pianeta Terra partendo dal 2000 a.C. arrivando sostanzialmente ad oggi. Allora, facciamo un'analisi non ideologica di questo diagramma. Sino al 1900 eravamo un miliardo ed è cambiato molto poco. A un certo momento, quella che si chiama la progressione geometrica, esplode qualcosa, e adesso siamo in una fase chiamata la singolarità di crescita quasi esponenziale del numero di abitanti del pianeta. Adesso non bisogna essere degli scienziati o essere particolarmente eh, esperti eh, di materie eh, naturali e complesse per capire che il nostro pianeta, sino a un certo punto, per molte migliaia di anni, ci ha gestito e ci ha supportato come se noi fossimo una delle tante specie. Negli ultimi tempi, e parliamo veramente di poco, circa un secolo, noi siamo diventati un problema anche per il nostro pianeta. Perché? Negli ultimi 50 anni, come vedete da questa parte del grafico che è stata un po' allargata, la popolazione è cresciuta moltissimo, abbiamo delle proiezioni che ci portano intorno ai 10 miliardi di abitanti nei prossimi decenni. Poi possono essere 9, 11, non è molto importante. Siamo intorno a 10 miliardi come previsione. Non è che sia andato tutto male. Eh? Tenete conto che questi abitanti hanno visto nel corso del tempo la loro aspettativa di vita aumentare regolarmente. Oggi ancora l'aspettativa di vita in alcuni posti del mondo aumenta di 3 mesi l'anno. Nel 1700 avevamo 30 anni di aspettativa di vita in centro Europa, oggi ne abbiamo 75. In alcuni posti, come l'Italia e il Giappone, eccede gli 80. Quindi... Non è che sia successo qualcosa di catastrofico. Il progresso ha fatto sì che intanto si vivesse più a lungo e con, e con la vita più lunga tutta una serie di opportunità per gli umani si manifestassero. Però dovete ricordare che la specie umana è l'unica specie su questo pianeta che modifica il proprio ecosistema. Tutte le altre specie si adattano, mangiano quello che trovano, dormono dove c'è posto, insomma sono in armonia col, con l'ecosistema. La specie umana in virtù della sua capacità cognitiva superiore, in virtù di certe qualità che ha, è anche quella che modifica l'ecosistema, devia il corso dei fiumi, antropizza, cioè costruisce, cambia le specie agricole, mangia le altre specie ma le cucina, noi cambiamo il nostro ecosistema. Per cui se il pianeta ci reggeva bene, ci sosteneva finché eravamo un miliardo, Due, tre. Possiamo chiederci: quant'è è il numero di umani che questo pianeta può sostenere senza troppi, troppo impatto? Diciamo che 3 miliardi è la soglia, no? Facciamo, mettiamo un, un limite così ipotetico. È chiaro che da un certo punto in poi ci troviamo in squilibrio. Noi continuiamo a divorare il pianeta, a cambiarlo, l'ecosistema non ci regge. Non è che ci sia nulla di catastrofico in questo. Da quando esistiamo facciamo questo, no? Facevamo i villaggi, poi invadevamo il villaggio del vicino, poi andavamo nel paese più vicino, poi, poi trovavamo gli altri continenti. Abbiamo sempre migrato per cercare più risorse, nuovi spazi, eccetera. Adesso il pianeta più o meno l'abbiamo usato, tutto la prossima generazione probabilmente troverà altri pianeti. C'è tutta una bellissima teoria del multiverso che vi fa vedere che c'è una quantità di spazio enorme fuori. Ma non abbiamo le tecnologie per arrivarci. Quindi, in questo momento, e per i prossimi, probabilmente, 50-100 anni, avremo un problema di sostenibilità fra questa specie che è biologicamente un po' parassita: no? nel senso che noi consumiamo, comunque, noi consumiamo rispetto alle altre specie di più. Quindi, l'equilibrio, la sostenibilità fra la casa che ci ospita e questa specie che cresce e continua a crescere. Allora. Tutto ciò è legato a quello che ci differenzia veramente da qualunque altra specie animale, che è il progresso. Il progresso è la nostra forza ma anche la nostra debolezza, perché noi progredendo viviamo di più, facciamo tante belle cose, compresa l'arte, la matematica, la filosofia, anche tante brutte cose, la guerra, e, insomma è inutile che facciamo la lista, ma il grande paradosso del progresso... Per fare tre esempi, lo possiamo riassumere così. Adesso noi viviamo di più e siamo orgogliosi di aver raddoppiato la nostra aspettativa di vita. Però questo ci crea il problema della sostenibilità del sistema pensionistico, per esempio, o della sostenibilità del mercato del lavoro. Perché se io vivo cent'anni e vorrei vivere cent'anni bene, non essendo, diciamo, a letto dai 75 in poi, ho il problema di come lavorare, di come essere sostenuto, del welfare, eccetera, il mondo del lavoro e così via. Allora, bellissimo vivere di più. Però questo come conseguenza di progresso, crea un problema da risolvere. Ci muoviamo più rapidamente, abbiamo inventato il motore a scoppio, siamo stati in grado di coprire sino all'800, andavamo a cavallo 30-40 km al giorno, nel 900 in automobile 500 km al giorno, con l'aeroplano migliaia di km al giorno, quindi siamo contenti, no? il progresso ci ha portato alla mobilità globale, è fondamentale per tante cose, ma crea un debito ecologico. Una grossa parte, una gran parte dei problemi collegati agli ossidi di azoto, agli ossidi di COx NOx, effetto serra, buco dell'ozono, è anche creato da, questi, da queste tecnologie di trasporto che sono tanto belle ma creano problemi. Comunichiamo più rapidamente, sicuramente, tutti entusiasti del digitale, di internet, eccetera, ma creiamo un debito cognitivo. Sappiamo benissimo qual è il lato oscuro di questa comunicazione superveloce, dalle fake news all'isolamento digitale. Riteniamo di avere milioni di persone con cui siamo in contatto, ma fisicamente siamo in pizzeria al tavolo e non parliamo con il nostro vicino perché siamo chiusi nel terminale. Questo è un debito cognitivo. Ci sono quindi degli aspetti che, come ogni tecnologia, come ogni innovazione, sono negativi a fronte di altri positivi. Allora cosa fa la scienza? Mette le toppe. Perché questo è il ruolo alla fine. Bisogna dirlo senza troppa ideologia, anche con una certa modestia. Lo scienziato deve spiegare vantaggi e svantaggi delle toppe. Cioè, io ho fatto la macchina, vi ho detto che potete portare le merci fresche in un posto e questo è sicuramente vantaggioso, ma vi devo anche dire che la macchina inquina. Quindi prepariamoci perché risolvo un problema, ma mentre lo risolvo, probabilmente ne creo un altro che incrementalmente avrà bisogno di altri scienziati che ci mettano una toppa. E questo è il progresso. Il progresso è un avanzare per toppe. Se vi leggete il libro di Melvin Bragg che si intitola Sulle spalle dei giganti, c'è una bellissima descrizione di come ciascuno di noi fa qualcosa di nuovo sulle spalle dei giganti che sono quelli che nei millenni prima hanno creato la conoscenza grazie alla quale oggi noi possiamo fare qualcosa di nuovo. Poi con gli scienziati questa cosa è ancora più chiara. Noi facciamo sempre citazioni, bibliografie, referenze per dire prima di me hanno fatto questo e in base a questo io vado un pochino avanti. Allora è fondamentale capire che ci mettiamo le toppe. E sostanzialmente mitighiamo, noi possiamo mitigare l'effetto di qualunque azione faccia all'essere umano, partendo da un principio etico fondamentale che ogni azione ha una conseguenza, questo vale in famiglia, con gli amici, nel mondo, vale nell'economia, vale nella scienza, e ogni qualvolta c'è una conseguenza di un'azione, cosa che succede sempre, questa conseguenza deve essere ben valutata, possibilmente prevista. E molto spesso una parte della conseguenza non è positiva, c'è anche una parte negativa. Facevo l'esempio del motorascoppio, no? Ci porta ma inquina. E quindi nel momento stesso in cui io faccio una nuova tecnologia, una nuova idea, devo essere attento, far capire a chi decide che ci può essere anche un lato scuro, diciamo, e cominciare subito una strategia di mitigazione, cosa che non abbiamo fatto. Perché oggi ci lamentiamo. Nel 2050 ci sarà più chilogrammi di plastica nel mare che chilogrammi di pesce. Dicevo, ce ne siamo accorti un po' tardi, eh? È dal 1950 che siamo la plastica per tutto, e lo sapevamo che biodegradava in mille anni. Ci torniamo dopo. In tutto questo, e poi finisco con la parte, diciamo, più politica, dopo voglio entrare sulle cose più tecniche, diciamo, è chiaro che la politica deve valutare il bilancio costo-beneficio di ogni tecnologia, di ogni innovazione, cioè deve valutare l'importanza delle azioni. Vogliamo fare trasporto su terra? Allora, è vantaggioso da un punto di vista A, ha degli svantaggi dal punto di vista B. Siamo pronti a mitigarli? Vogliamo avere internet libero per tutti? Benissimo, vantaggi e svantaggi. Però questo richiede che la componente scienza spieghi bene il costo-beneficio, il vantaggio e lo svantaggio, in maniera onesta, senza innamorarsi della sua scienza, della sua tecnologia e così via. E i cittadini che sono nel mezzo dovrebbero essere informati, a partire dalla scuola, dalla divulgazione, a partire da tutto quello che noi sentiamo e leggiamo. Da non avere discorsi arroganti, cattivi, violenti come sentiamo oggi, oggi. Le opinioni si strillano, non si discutono. E chi strilla di più sembra avere delle opinioni più forti. Sbagliato! Sarebbe bene mettersi intorno al tavolo e sulla base di dati cercare di, nell'interesse di tutti, capire cosa sta succedendo. Questa, secondo me, è la visione di, di un cittadino, padre di tre figli, che vorrebbe lasciare ai nipoti, un non ai figli, ai nipoti, un mondo migliore dove vivere. So di essere assolutamente velletario, ve lo dico perché nel fare scienza molti di noi hanno anche delle idee e cercano di metterle ogni giorno in atto nella scienza che viene fatta. Allora, a ritorno di quanto vi ho detto prima, si vede un po' male questa qui, no? Perché è buio, c'è troppa luce. Vi faccio vedere un'immagine del pianeta Terra presa di notte. Questa è stata ricostruita a fette, no? C'è un satellite che fa le foto della superficie terrestre di notte e ricostruisce la superficie. Allora, anche se non si vede bene, credo che un osservatore inesperto nota subito una cosa: il grosso della luce si trova nella costa est degli Stati Uniti, in Europa e in Giappone. Giusto? Siccome luce vuol dire potenza elettrica, vuol dire watt, fatemi fare un un parallelo un po' ardito, se ho la luce ho la potenza elettrica, ho l'energia. Se andate a fare un'analisi della densità di luce, l'80% della luce, in termini di luminosità, vedete l'Africa è buia, una gran parte dell'Asia è buia, l'80% della luce è in mano al 20% della popolazione del pianeta. Perché se contate, grosso modo, 500 milioni in Europa, 400 negli Stati Uniti in questa zona e 120 in Giappone, Avete fatto un miliardo scarso su 6, 7. Ok, allora è chiaro che questo sistema ha qualcosa che non va. Se un marziano atterrasse sul pianeta Terra stanotte, a seconda che l'atterraggio venisse qui o qui, direbbe: Sono in un posto molto avanzato, sono in un posto quasi primitivo. Questo è uno squilibrio che dipende dal nostro modello di sviluppo, dal nostro modello economico, dal nostro modello tecnologico. Ci torniamo fra un attimo, ma vediamo che cosa vuol dire. Il mondo consuma ogni giorno 17 terawatt, una quantità di potenza enorme. Quanto ha il vostro contatore elettrico a casa? 3 kW, no? 3000 watt. Oh, giusto per essere un po' pratici, se prendete uno scooter, no? E uno scooterino, diciamo, fra un 50 e un 125, più o meno avete dai 3 5 kW, d'accordo? Quindi le, la potenza che avete a casa non è molto diversa come integrale, no? come somma da quella che ha uno scooter con cui andate in giro, ma non uno grosso, uno piccolo. Quindi questo è dire 3 kW a casa. Gli Stati Uniti hanno una gran parte di questa, usano una gran parte di questa potenza e in media ogni cittadino americano ha 11 kW. Occhio. Questa è l'energia, la potenza totale del paese, quindi quella utilizzata per i trasporti, per l'industria. Tutto il consumo dell'America diviso per i suoi abitanti, no? Quindi vi dice che in generale un americano medio ha 11 kW, un europeo e un giapponese 6 kW, cioè ciascuno di noi ha due volte quello che abbiamo a casa, perché quello che abbiamo a casa è solo una fetta piccolina, è il domestico. Poi c'è il consumo di potenza industriale, il consumo di potenza dei trasporti, no? Capite? È l'integrale. In Cina che pure sembra essere esplosivamente in crescita, 2 kW per cittadino, in India 0,2 kW, dalle altre parti ancora di meno. Oh, facciamo una riflessione. Un essere umano, prendete un, un atleta, no? vedete, non so, ora in questo periodo c'è la vuelta, un buon ciclista quando è in, nel pieno della, della volata può produrre sino a 1000 watt, 1 kilowatt. In realtà un essere umano normale, non un atleta professionista, è una macchina da 200 watt, come una televisione a plasma. Allora, se un essere umano è equivalente ad una macchina da 200 watt, questa è proprio la termodinamica della vita, voi potete pensare che ogni cittadino, avendo 11.000 watt medi, è come se avesse 60 amici, in un altro momento della storia li avremmo chiamati schiavi, 60 schiavi che lavorano per lui. Un cittadino europeo avendo 6.000 watt a testa è come se avesse 30 schiavi. Allora ognuno di noi in questo momento vive in una società per cui abbiamo a disposizione ciascuno di noi 30 schiavi, ovviamente ideali, eh? sto facendo un equivalente energetico. Se fossimo ai tempi dei romani noi potremmo costruire gli acquedotti, le piramidi, perché ciascuno di noi avrebbe questa flotta di schiavi che, che lavora per sé. Oggi non è così, grazie a Dio. Ma abbiamo potenza per fare la manifattura, per avere un PIL, un'economia forte. Chiaramente, chi non ha questo e ha di meno, ce n'ha da correre per arrivare al nostro standard, e questa è quella differenza che avete visto nell'illuminazione globale, no? Quando vi ho fatto vedere il pianeta, illuminatissimo in tre posti, buio in altri. Allora, già questo vi dice, in maniera, partendo dai Watt, cioè dalla, dalla termodinamica, diciamo, vi fa vedere un'interpretazione dell'economia globale. Chi ha i watt, ha i soldi. Ma perché? Perché qui non dovete dimenticare alcune equazioni che spesso ai cittadini non vengono raccontate. Allora, avere l'energia, oggi, vuol dire avere l'acqua dolce, non di mare. Perché? Perché in questo momento le tecnologie che noi abbiamo, dall'idroelettrico, anche il nucleare a diciamo, quelle centrali a carbone, tutte le tecnologie, mediamente, per produrre un megawatt-ora di potenza elettrica, io penso che Camoglia avrà 2-3 megawatt no? a regime per funzionare. Un quartiere di una città vuole diversi megawatt. Bene, oggi per produrre un megawatt-ora servono dai 100.000 ai 200.000 litri di acqua dolce. Sia per il raffreddamento della sorgente che eventualmente per il flusso nell'idroelettrica. Comunque, oggi produrre energia vuol dire avere l'acqua dolce. Allora, quei paesi che hanno tanta energia, che sono quelli illuminati nella mappa del mondo, sono anche quelli che hanno l'acqua dolce. Ma se io ho l'acqua dolce, ho l'agricoltura, ho gli ospedali, ho la manifattura industriale che utilizza tanta acqua. Quindi in generale l'equazione energia uguale acqua, acqua uguale crescita del PIL, è un'equazione molto forte, perché con l'acqua io faccio l'energia, il cibo agricolo, la manifattura e quindi mi aspetto che dove c'è energia c'è tutto il resto. E, e, e ovviamente se c'è questo, se c'è ospedalizzazione, se c'è welfare, ci sono scuole, c'è anche un'aspettativa di vita più lunga. Ed ecco che dove c'è energia si vive di più. Diecimila anni fa, 20.000 anni fa, chi aveva il fuoco aveva un'arma contro gli animali, aveva un'arma per cucinare, aveva un'arma per difendersi. Oggi chi ha l'energia che è il nuovo fuoco, vive di più. È esattamente la stessa cosa. È cambiato solo il paradigma, la tecnologia che c'è sotto. È vero tutto ciò? Questa è la mappa dell'acqua dolce nel mondo. Allora, i posti dove c'era tanta energia, in media, hanno molta acqua. Se andate a vedere la mappa dell'aspettativa di vita, dove si vive di più? Qui, qui e qui. Beh, anche in Australia, ma questa è quasi vuota. E vedete, guardate l'aspettativa di vita, in questi posti più scuri andiamo oltre gli 80 anni. Dove non c'era l'energia, cioè non c'era l'acqua, quindi non c'era l'agricoltura, quindi non c'era il welfare, tutta la catena, si vive di meno. Questi sono dati indipendenti, no? Il nesso l'ho creato io, potrebbe essere sbagliato, però ho preso dei dati, li ho messi insieme e ci ho fatto una riflessione che condivido. Gli economisti hanno approcciato in modo diverso lo stesso problema, ma sono arrivati alla stessa conclusione. Questa mappa che vedete qua si chiama mappa di indice dello sviluppo umano. L'indice dello sviluppo umano è dato da un numeretto normalizzato, no? massimo 1, che è dato dal prodotto dell'aspettativa di vita, gli anni di scuola, la scolarizzazione media, e il, il, il PIL pro capite, il reddito pro capite di una società. Quindi in soldoni, se io sono in una società dove l'aspettativa di vita è alta, il PIL pro capite è abbastanza alto, cioè ho abbastanza soldi per campare, e vado a scuola per 13 anni, sono in un paese considerato ad alto indice di sviluppo. Queste tre cose, se ci pensate, sono indirettamente collegate a quanto abbiamo detto prima. Allora, dove è scuro l'indice di sviluppo umano è quasi uno, quindi è molto sviluppato, e vedete, sono sempre gli stessi posti, eh? quelli dove c'era l'energia, compresa l'Australia, che però, ripeto, in Australia vivono solamente qui e qui, quindi diciamo è un po' un artefatto, sono 20 milioni che stanno bene, ma sono pochissimi. Allora, gli economisti partono da questa visione. Adesso guardate la cosa interessante. Se io faccio un esercizio a mano libera e vado a selezionare la parte del pianeta a basso indice di sviluppo umano, no? vado a trovare questa zona che non serviva a questo modello. No? Mi avessi chiesto dov'è che si sta peggio, ma avreste detto più o meno i posti che sono contornati da questa cosa che ho fatto a mano. E qui allora prendiamo questo, questo disegno, questa curva che io ho fatto a mano e andiamo a parlare con un altro tipo di scienza. Diciamo, l'antropologia, la sociologia, la storia. Prendo il recente libro di Limes, intitolato, apparso su Limes, di Caracciolo, intitolato La terza guerra mondiale? Punto interrogativo, ovviamente. Dove Caracciolo e il, suo, e il suo team hanno fatto un bellissimo lavoro per studiare le guerre. Dove sono le guerre nel mondo? Chaoslandia, dove ci sono le guerre, i cartelli della droga, le guerre religiose, i flussi migratori, di origine in larga misura eh, civile e bellica. Ed ecco qua, questa è la mappa di Kauslandia. Questa curva l'ho fatta esattamente, è quella di prima, è cut and paste. L'ho presa dalla figura di prima e l'ho schiaffata sulla figura nuova. Questa, questa immagine riporta i 29 conflitti che in questo momento... Tocca il mondo, da Boko Haram al cartello della droga, e eh, c'è tutto, da qui partono tutti i flussi migratori, Messico, i muri i famosi, no? tutta questa zona caldissima, e guardate che questa, questa curva è quella che vi ho fatto vedere prima, cioè questa è la curva del basso indice di sviluppo umano. Eccolo qui, questo è fatto dagli economisti, questo è fatto diciamo, dagli storiografi, questo disegnino che ho fatto qui l'ho fatto io che sono un tecnico, che sono partito dai VAT dall'energia e sono arrivato alla stessa conclusione. Perché questo è importante? Primo perché come coscienza civile non dobbiamo farci prendere in giro quando ci parlano di flussi migratori, quando ci parlano di certe cose, perché la realtà è questa: i VAT non mentono, i tweet mentono. Ok? Questo lo posso dire. Vi ringrazio perché capisco, diciamo, la partecipazione come persone normali quali tutti noi siamo. Forse non ne possiamo più di sentire la politica fatta per tweet. Sarebbe bello un po' di riflessione, un po' di pacatezza. Comunque, vabbè, questi sono sogni, altro che visioni. Detto questo, che cosa ha comportato... <ride> Detto questo, che cosa ha comportato... Ad oggi lo sviluppo di tecnologie che se da un lato ci hanno consentito di aumentare il PIL, di aumentare la produzione, di avere i trasporti veloci, di avere internet e, e tutti i social, di avere tutto quello che abbiamo. A cui nessuno vuole rinunciare, perché la decrescita ovviamente non è quello che noi vogliamo, noi vogliamo migliorare il sistema integralmente, però riducendo il gap fra chi ha più e chi meno, che è una cosa diversa di dire fermiamoci. No, no, noi non possiamo fermarci, noi dobbiamo crescere, ma nel crescere dobbiamo mitigare gli effetti e ridurre le differenze. Fermo restando come vi ho detto in premessa, che la soluzione non c'è prima o dopo questo pianeta sarà insufficiente. Come lo è stato a Genova quando Cristoforo Colombo è partito, come, come è sempre stato e sempre sarà. Quindi no, non bisogna illudersi, noi siamo una razza energivora, siamo una razza che depreda, si chiama progresso, è il nostro bello ma è il nostro brutto. Da un certo punto di vista l'importante è che sia un progresso sostenibile, mitigabile e soprattutto che avvenga in tempi che consentano alla razza umana di non autodistruggersi, questo è il punto fondamentale. Il problema non è non progredire, è progredire senza bruciare gli altri, che è una cosa leggermente più complicata purtroppo. Allora oggi noi che cosa abbiamo fatto? Ci sono alcuni processi di interazione pianeta-umano che sono estremamente delicati perché non sono state spiegate bene le conseguenze delle tecnologie, non sono state capite e non si sono messe le toppe al momento giusto. E ora stiamo in affanno a mettere delle immense toppe su degli immensi buchi. Se l'avessimo fatto in maniera più ragionata prima, forse avremmo avuto meno problemi. La prima cosa sono i cambiamenti climatici. ma questo ne avrete sentito a Bizzeffe. C'è ancora chi li nega. Va bene? Allora, benissimo, negate i cambiamenti climatici. Purtroppo, però, se lo nega uno che sta dall'altra parte del mondo, non è che io dico, ah, me ne frego tant'urli dall'altra parte del mondo. No, perché la palla è una, noi siamo tutti su quella palla, e questa palla, chiamata pianeta Terra, è un sistema isolato. Cioè comunque la mia azione a Camogli, prima o dopo, comporterà un'azione a Nuova Delhi e a Pittsburgh. Non ci sono santi, arriverà prima o dopo, ma arriverà. Allora, chi nega l'effetto climatico può negare l'evidenza di un effetto macroscopica, ma non può negare i numeri. La concentrazione di CO2 e in generale di, di, di diciamo, comp composti carboniosi... È una concentrazione che misura, si misura in parti per milione, cioè se io ho un metro cubo di aria, voglio sapere qual è la percentuale di questo metro cubo dove c'è CO2 invece che la miscela che ci dovrebbe essere. Bene, prima del, i valori preindustriali, diciamo, di inizio secolo, erano 280 parti per milione. Oggi sono 390 parti per milione. Allora, per essere chiaro, questo numero non va bene perché è troppa. Possiamo discutere sul tipo di effetto, più o meno forte, sulla glaciazione, sulle temperature, questo si può discutere, ma il numero non si discute. Nessuno può mettere in dubbio che se c'è troppa CO2, COx fa male ai polmoni, a tante altre cose. Possiamo discutere su che scala dei tempi, cioè se ammazziamo i nostri figli o i nostri nipoti o se ci sciolgono i ghiacci oggi o fra cinque anni, ma quel numero non si discute. La toppa, la toppa qual è? Alcune organizzazioni internazionali si sono poste il problema di dire e ora? Beh, limitiamo. Siccome la popolazione cresce, quindi non c'è possibilità di tornare a 280, perché nel frattempo siamo raddoppiati, triplicati, almeno fermiamoci. Guardate ragazzi che fermarsi a 350 parti per milioni, cioè intanto scendere da 387 a 350, mentre il numero di utenti raddoppia, perché nel frattempo raddoppiano le macchine, raddoppiano gli abitanti, è un'operazione colossale, non è ridurre del 20%, è molto di più, perché siccome sto raddoppiando la popolazione, questo numero, se io non, non faccio qualcosa, non metto la toppa, fra un po' diventa 700, e allora vedete che 350 rispetto a 700 è la metà, quindi è un'operazione pazzesca da fare, è una toppa. Altra cosa tremenda, la perdita di biodiversità, nessuno se, se la fila questa cosa, proprio tutti pensano che sia irrilevante. Poi ci accorgiamo che ah toh, mancano le api, l'industria del miele chiude. Eh. Vabbè, dice si può campare anche senza miele, non lo so, forse. Però in molti altri settori la biodiversità è fondamentale. Le ciliegie ci sono perché ci sono degli insettini che vanno a impollinare, fanno certe cose, no? Immaginate l'ecosistema come cambia. Noi oggi perdiamo più di 100 specie. Ogni anno si estinguono 100 specie. Prima della rivoluzione, diciamo, il periodo industriale sì e no, se ne perdeva una all'anno. Qua sono 100 specie all'anno, è un numero mostruoso. È vero che molte di queste voi nemmeno le conoscete, manco le vedete. Ma dopo un secolo, in che pianeta vivremo? Poi ci lamentiamo che arrivano le zanzare strane che hanno preso il traghetto, la, la, la nave, il cargo, si sono mutate, poi ci ammazzano. Questo è il problema. Terza cosa, il ciclo, ciclo dell'azoto. Anche qui quello che poi genera il buco dell'ozono, no? La riduzione dell'azoto nell'atmosfera in, in milioni di tonnellate all'anno. Ragazzi, era zero prima e 120 milioni di tonnellate all'anno vogliamo fermarci a 35. È uno sforzo mostruoso da fare, ma questo è quello che poi fa il buco, arriva il calore e ci sono tutte le cose che noi sappiamo. No? Mentre noi continuiamo ad aumentare vogliamo continuare a crescere il 2% del PIL, quindi sistema produttivo up and running. L'acqua, questa è l'altra sfida grandiosa, la popolazione mondiale consuma. Ogni anno 2.600 chilometri cubi di acqua. Ad occhio e croce, prendete una, una vasca che ha 14 chilometri di lato, perché 14 al cubo, fa, tu sei un matematico, lo so meglio di insomma, più o meno. Eh, una vasca di 14 chilometri giù di lì, cubica, riempita d'acqua. Questa è una cosa pazzesca. È quello che noi consumiamo non solo per bere e per usi sanitari, ma per la produzione industriale e per l'agricoltura, no? Un secolo fa, 50 anni fa, ne usavamo 400. Il limite che ci siamo posti è arrivare a 4.000. Ma, ma che limite è? Eh sì, perché nel frattempo con la manifattura industriale, col bisogno di cibo, il taglio ad acqua, l'agricoltura, la, 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 la sanità da esportare in tutti i paesi meno avanzati, è un problema enorme quello dell'acqua, oltre alla produzione di energia che dipende dall'acqua, come vi dicevo prima. Questo sarà il futuro petrolio. Altro che... 1,7 euro al litro del petrolio. Qui rischiamo molto di più. Perché, perché il consumo biologico minimo è, è 5 litri al giorno per un essere umano. Cioè, sotto certe soglie, poi non ci andiamo perché vince la biologia. La biologia comanda, non è che possiamo decidere noi a un certo punto cosa fare dell'acqua. E infine, l'occupazione delle terre. In questo momento l'essere umano ha antropizzato, quindi ha costruito cemento, palazzi, acquedotti, infrastrutture che ogni tanto crollano per circa il 12% della superficie. Il massimo a cui possiamo arrivare è 15, perché? Primo perché le flatland, no? le terre piatte dove costruire non sono tantissime. È vero che si può costruire sull'Everest, però comincia a diventare complicato. Secondo perché se io continuo a costruire intensivamente per ospitare umani, poi devo avere un, proporzionalmente un certo numero di terre coltivabili, perché devo produrre cibo. Quindi non è che posso pensare di avere il pianeta tutto costruito perché poi dovevo andare a piantare le, le patate sulla Luna. Potrebbe essere una toppa, ma in questo momento non abbiamo la tecnologia. Ok, allora, questi numeretti non sono numeri che si prestano a ideologie. Io diciamo, ci scherzo un po' sopra. Però, come avete visto, non ho una posizione ideologica su queste cose, sono dei numeri accidenti, sono delle quantità. Possiamo discutere a lungo se certi effetti siano immediati, meno immediati, eccetera, però questi numeri sono numeri. È su questo che bisogna fare la riflessione tecnico-scientifica politica e poi ovviamente civile, no? Alla fine i cittadini si pronunceranno. Il risultato di tutto questo che vi ho detto è che adesso, ritornando al grafico della popolazione del mondo, noi siamo arrivati ad una situazione molto complicata. Dovete guardare questo sottoinsieme, questo grafico qui, in cui io vi riporto il prezzo del cibo agricolo rispetto al prezzo dell'energia. E questo è negli anni. Qui siamo intorno all'anno 2000. Guardate, questa è una rivoluzione che pochi hanno colto. Dall'anno 2000 in poi circa il prezzo del cibo è strettamente legato al prezzo dell'energia. Questo è il costo della globalizzazione. Volete sapere la traduzione? Se voi avete un campo dove piantare patate e carote e pensare di essere autosufficienti, come succedeva durante la guerra, cioè avevo il campo, avevo la capra e campavo, non è più così. Oggi, anche se avete il vostro campo... Comunque, un po' per il costo dell'acqua, un po' per il costo dei trasporti, dei sementi, eccetera, tutto dipende dal costo dell'energia. Quindi, prima cibo ed energia avevano storie diverse, qui è il 1960. Dal 2000 in poi, cibo ed energia vanno insieme. Abbiamo globalizzato tutto. Cioè, diciamocelo chiaro: ho l'energia, ho anche da mangiare. Non ho l'energia, non c'ho da mangiare, punto. Perché l'energia è collegata all'acqua, l'acqua è collegata al resto, il mio ecosistema è interconnesso. Quindi, nessuno è più immune dal fatto che altrove venga fatta un'azione la quale comunque avrà delle conseguenze che prima o poi sentiremo anche noi. Per cui se Trump dice no al protocollo di Tokyo, noi non adesso, fra 50 anni, comunque pagheremo anche per lui. Per cui non solo noi come cittadini dobbiamo occuparci del nostro governo, ma l'Europa è fondamentale perché è il primo passo per cominciare a dire siamo transnazionali perché certe decisioni prese in Svezia riguardano anche me e viceversa. Quindi non dobbiamo lamentarci se ogni tanto siamo un po' scellerati nella gestione e certi altri paesi si arrabbiano. Però questo ci sta, non va fatto ideologicamente, va fatto perché questa è la scienza che c'è dietro e non è ideologica. Se questo grafico fosse stato diverso, avrei detto va bene: hanno ragione quelli che dicono fuori dall'Europa. Ma siccome questo grafico è così, onestamente non me la sento di dirlo, anche se mi può stare antipatico no? come cittadino qualcosa, perché purtroppo questi numeri sono numeri, sono quantità fisiche, non sono opinioni. Non le posso twittare. Il ruolo dello scienziato, il ruolo della scienza e della tecnologia in questo momento, a parte di fare bene il suo, il suo mestiere, il suo dovere, fare bene la scienza, è quello quindi di cercare di trovare soluzioni per le società ricche che invecchiano, quindi forme di welfare, garanzie di aiuto agli anziani, visto che si vive più a lungo bisogna poter invecchiare bene, medicina di precisione, medicina personalizzata, lo screening predittivo per tutti i cittadini. Qual è il nostro obiettivo? Vivere meglio? vivere più a lungo, vivere meglio, invecchiare bene, ed essere sostenibili e compatibili con il sistema che ci ospita. Non si può pensare di vivere più a lungo rimanendo incompatibili con l'ecosistema che ci ospita. Queste due cose sono collegate. Che vi serve vivere 120 anni facendo le maratone a 105 anni se per fare la maratona ci avete la maschera perché fuori respirate polviscolo tossico, giusto? Allora, queste tre cose sono collegate. Vivo più a lungo, vivo meglio in un ambiente sostenibile. Questo comprende la crescita del PIL, eccetera. Poi dobbiamo parlare di cosa vuol dire far crescere il PIL. Forse far crescere il PIL non è solo continuo a produrre e vendo da un'altra parte, ma produco quello che produco oggi, ma di mezzo la quantità di energia e di acqua che mi serve per produrre. Anche questa è una forma di, di crescita economica circolare, un po' diversa da quella al ritorno a tre anni. È una riflessione, sono cose che vanno discusse io non so se ho ragione, però mi piacerebbe poter parlare con qualcuno che da un altro punto di vista mi dice però questo ha questo vantaggio. Eh, ah, se ho, giusto, io penso ci sia quest'altro, confrontiamoci, non si fa mai. La seconda cosa che dobbiamo garantire come scienza e tecnologia è per le società che crescono la riduzione del gap, perché io per adesso vi ho detto miglioriamo il valore medio del pianeta, ma sappiamo anche che questo valore medio non è lo stesso per tutti, per chi è più tecnico. Purtroppo c'è una standard deviation. Diciamo che. Il valore medio è 100 euro a testa, però c'è chi ne ha 20.000 e chi ce n'ha 0,5. Allora io continuo a dire facciamo inserire il valore medio, però attenzione perché dobbiamo anche ridurre la forbice in modo tale che questo valore medio salga ma la standard deviation diminuisca in qualche modo. No? Cioè Dobbiamo ridurre il gap. Ridurre il gap tecnologicamente vuol dire portare il basic welfare nei paesi che non ce l'hanno, abbassare il costo dei medicinali, fare le diagnostiche portatili genetiche dove non ci sono gli ospedali, informatizzare e fare trasferimento di, di tecnologie per esempio infrastrutture digitali nei paesi dove non ci sono, portare igiene, alimentazione e cultura di più alto tenore laddove non ci sta. Questo è un dovere. Queste due cose non sono competitive una contro l'altra, è la stessa scienza quella che genera questi due risultati, va solo pensata sin dall'inizio per essere bionivoca, cioè per soddisfare entrambe le necessità. Sono in conclusione, non vi preoccupate. Allora, in una società informata, in un mondo di gente che conosce, in un mondo di gente che ha voglia di parlare, di confrontarsi, di dirsi le cose come stanno, senza prevaricare e casomai di studiarselo un po' prima di parlarne, è chiaro che noi abbiamo alcuni settori che sono fondamentali. In primis, io metterei la tecnologia del cibo, le tecnologie agricole. Genome editing, agricoltura di precisione, smart packaging. Signori, qua c'è un problema essenziale con, con, con la tecnologia del cibo. Non solo portarlo dove non c'è, conservandolo bene, ma anche renderlo più sano, eh, fargli richiedere meno acqua. Allora c'è moltissimo da fare. Qui la genetica gioca un ruolo molto importante. I materiali. Materiali ultraleggeri, funzionali, responsivi. Sapete qual è il più grande essere vivente che c'è sulla Terra? Vi è mai voi penserete l'elefante e la balena? No, è un fungo. Nella steppa ci sono dei funghi grandi, chilometri quadrati, che mangiano quello che trovano. Allora, perché vi dico questo? Perché questi sono materiali che crescono, e indefinitamente, si autoriparano, come noi, perché sono vivi, e si accontentano di mangiare quello che vogliono. E a seconda di quello che mangiano. Cambiano le loro proprietà, se gli faccio mangiare delle scorie metalliche diventano conduttivi elettricamente, se gli faccio mangiare della plastica diventano un'altra cosa. Quindi sono anche molto eh, diciamo malleabili dal punto di vista chimico. Ecco allora, e se noi invece di usare la plastica usassimo questi materiali che hanno delle caratteristiche esattamente identiche alla plastica, ma poi hanno il vantaggio che quando uno li butta biodegradano in dieci anni invece che in mille anni. La natura fa questo: il 90% del materiale plastico in natura è fatto di cellulosa, questo qua. Questo Questa è come la plastica, è fatta di polimeri che però non sono quelli del petrolio, è la cellulosa, che è uno zucchero. Se andate a vedere la formula della cellulosa e la formula dei, dei polimeri del petrolio, è molto simile. Un, un esempietto ve lo faccio vedere perché ho proprio filmati. Ecco qua. Allora, quella che vedete qui è plastica fatta 100% con lo scarto del prezzemolo di un'azienda che produce prezzemolo. Si prende lo scarto, si levano gli oli essenziali, un po' di roba con dell'aceto, diciamo, con una, con una soluzione acida, si recupera la cellulosa, che è come il polimero della plastica, ma è naturale, l'ha fatta la natura, quindi biodegrada, si riassembla e viene fuori una gomma, in questo caso di prezzemolo, si può usare tutto, patata, carota, qualunque vegetale, produciamo 35 milioni di tonnellate di, di, eh, eh, scarto, del, di scarto vegetale dell'industria alimentare in Europa. L'80% potrebbe essere trasformata in plastica, è identica a quella da petrolio e poi biodegrada. Adesso ne stiamo partendo con un'azione sul food packaging, eccetera. Però capite, dopo, 100 anni di dopo 70 anni di investimento sul petrolio, la plastica da petrolio, è dura dire, beh, sbaraccate che adesso arrivo io con le patatine e con lo scarto delle patate faccio la plastica. Quindi anche qui, ovviamente, occhio, perché le rivoluzioni non si fanno a gomitate. Ci vuole un'idea un di società che fa aumentare la quantità di plastica biodegradabile rispetto a quella non biodegradabile in maniera sostenibile per quello stesso sistema produttivo che 70 anni fa ha risolto tanti problemi con la plastica e che però adesso ci accorgiamo ha creato anche dei problemi da, da risolvere. La toppa potrebbe essere questa. Batterie? Uguale. Una figata la batteria, no? Non, non consumo petrolio. Vedete, fra vent'anni con cobalto e litio il problema delle batterie. Fra vent'anni qualcuno dirà: Ah, è un disastro, non c'è più il cobalto, non c'è il litio, inquina, non sappiamo come riciclarle. Metteremo un'altra toppa, useremo le fuel cells. Come fa la natura a far funzionare noi? Se io sono una macchina da 200 watt, come vi ho detto in premessa, in realtà un po' di più perché sono un modesto atleta, diciamo che posso arrivare a 600-700 watt. A me, chi mi alimenta, ma che ho la presa? No, io ho metabolismo dei grassi e metabolismo degli zuccheri. Il mio motore è il fegato. Se il mio frigorifero è una macchina da 500 Watt, esattamente come me, perché il frigorifero va a presa elettrica, a corrente, e noi gli mettiamo un bel fegato, ci buttiamo lo scarto organico della cucina e lo alimentiamo? Se il mio fegato fa 500 Watt per me, li può fare anche per il mio frigorifero. I Watt sono indipendenti dalla funzione, sono uguali per tutti. Allora, la volete davvero la visione? La natura ha trovato una serie di soluzioni in 3 miliardi di anni, che sono impareggiabili e inarrivabili, piuttosto che pensarci tanto furbi, copiamo. Perché molte di queste soluzioni si fa prima a copiarle e adattarle alle nostre tecnologie che pensare noi di fare una tecnologia nuova. E concludo con una tecnologia per tutte, anche perché sono arrivato, visto che se ne parla tanto, intelligenza artificiale. Ecco, allora parlo dell'intelligenza artificiale e qui... Ci metto mio figlio piccolo, oggi ha 10 anni, qui ne aveva 7, e iCub, che più o meno l'avete visto tutti, no? uno dei robot che, che, che facciamo a Liti. Allora, la pretesa e la paura è un giorno i robot ci toglieranno lo zerbino sotto i piedi, ci domineranno, l'intelligenza artificiale ci farà pezzi, tutto, fantascienza go, go Allora, intanto io penso che i computer hanno fatto tante cose ottime e molto di quello che funziona lo dobbiamo al fatto, che abbiamo informatizzato, abbiamo il digitale. Quindi, sicuramente il bilancio è assolutamente positivo. È corretto dire in questo momento: poniamoci il problema della forza lavoro, dei pericoli, e questo va benissimo. Detto questo, però, freno a mano e guardiamo bene la realtà dei fatti. Mio figlio, come tutti noi, ha all'incirca 100.000 miliardi di sinapsi. I neuroni sono legati fra di loro con 100.000 miliardi di sinapsi in una palla di circa un chilo, che chiamiamo cervello, che è fatta per il 70% di acqua. Poi questo numero va da 60 a 90, ho sentito, ma comunque credo che sia 70 il numero. Ehm, allora, la, la, la struttura tridimensionale è una struttura importante, no? È sferica. In questo momento, grazie alla struttura sferica, voi potete pensare che ogni neurone parla con almeno 10.000 neuroni intorno. È come la società, ognuno di noi ha tante persone con cui parlare, è un sistema interconnesso. Grazie a questa interconnessione, quindi tanti, tanti contatti e ogni, e ogni neurone che parla con almeno 10.000 vicini, noi funzioniamo in modo tale che con 40 watt di potenza, 40 watt, un pezzo di cioccolata ci fa lavorare per tre giorni, noi facciamo all'incirca un miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Se fossimo dei computer, il nostro equivalente come potenza di calcolo sarebbe che noi siamo delle macchine che fanno un miliardo di miliardi di operazioni al secondo con 40 watt, cioè con una bistecca. Ok? Andiamo a vedere la controparte. Un miliardo di transistor. Dopodiché, tutto il resto è in cloud da un'altra parte. Non li può avere in testa perché non sarebbe umanoide, sarebbe troppo grosso. La struttura è bidimensionale. Il mio laptop è piatto. I vostri telefonini sono piatti. È fatta di silicio, non c'è acqua, è secco. Ogni transistor in un chip parla al massimo con i 10 vicini, perché se fosse in contatto con troppi altri transistor, il suo effetto ferro-dastio, diciamo, il suo effetto Joule, la, 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 la quantità di energia dispersa in calore sarebbe troppo alta. Quindi è proprio una struttura diversa. Tanti transistor che si parlano poco, tutto in serie, noi tutto in parallelo, tutto interconnesso. Il risultato è che... Questo, questo robottino con 200 watt, non 40, 200, fa 100 milioni di operazioni al secondo. Allora, vi ricordo, 40 watt, un miliardo di miliardi di operazioni al secondo, 100 watt, 200 watt, 100 milioni di operazioni al secondo. Incomparabile. Siamo irraggiungibili, ma per forza, perché noi stiamo cercando di scimmiottare un modello algoritmico di intelligenza, con il silicio, che è un oggetto che fa conti. Avendo dall'altra parte una macchina da computazione biologica che funziona con, con cose diverse. Allora dice: Ah, ma allora l'intelligenza artificiale non va da nessuna parte. No, assolutamente. Esistono macchine, si vede un po' male. Esistono macchine che negli anni 1980-2020 sono arrivate a fare anche un miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Ci sono 4-5 supercomputer nel mondo in questo momento, due in Cina, un paio negli Stati Uniti, ma insomma anche in Italia. Sono macchine molto potenti che hanno questa potenza di calcolo fenomenale, però consumano 20-30 megawatt di potenza elettrica. Allora, io se voglio il robot lo faccio funzionare, lo faccio diventare furbo come siamo noi, però vuole la centrale elettrica indipendente con la prolunga, perché gli devo mettere dentro tutta questa roba. In più, questi computer sono grand son grandi in mezza di questa stanza. Quindi non glieli posso mettere in testa, a meno di non fargli leggermente macrocefali. Quindi devo lavorare con un modello diverso. Come devo lavorare? Devo lavorare con un modello in cloud. Allora, io che i robot sono come dei telefonini. Sono dei telefonini con braccia e gambe. E tutta la loro intelligenza, la capacità di calcolo residente è nel cloud e tutti loro sono attaccati con un wireless molto veloce al cloud. Ma allora questa è una specie diversa. Perché noi siamo tutti autonomi, ognuno di noi fa un miliardo di miliardi di operazioni al secondo in autonomia e secondo la propria esperienza e i propri ormoni, la propria biochimica, prende decisioni, si differenzia. E questa è l'intelligenza collettiva dell'umanità: sette miliardi di teste pensanti, tutte diverse. Dall'altra parte c'ho una testa pensante, una, il supercomputer, e casomai un miliardo di robot tutti attaccati che risolvendo lo stesso algoritmo con le stesse condizioni al contorno faranno tutti la stessa cosa, ma allora è una specie diversa. Siamo due specie, noi e loro. Loro hanno un'intelligenza collettiva e tante macchine che attuano decisioni. Noi siamo tutti individui. Senza intelligenza collettiva è la nostra forza, ma è la nostra debolezza. Infatti ogni tanto facciamo le guerre, ma ogni tanto ci innamoriamo. È una nuova specie. L'intelligenza artificiale la dobbiamo proprio vedere come una nuova specie. Allora il punto qual è? Dov'è il pericolo? Siccome questi non hanno ormoni, non hanno dopamina non hanno adrenalina, insomma, non si incazzano, non si ingelosiscono, non si deprimono, sono macchine, no? Difficilmente faranno atti inconsulti come li facciamo noi. Noi spesso prendiamo delle decisioni, perché siamo arrabbiati o perché siamo innamorati. Quindi, a parità di tutto, decidiamo in modo diverso. Il robot decide sull'algoritmo, non ha componente biochimica, e la decisione è sempre quella. Da questo punto di vista è più esatto, ma è sempre uguale a se stesso. Allora, qual è il pericolo? Non che il robot impazzisca, perché la pazzia Richiede uno scompenso biochimico in qualche modo. No, no, il pericolo è chi gestisce il cloud, perché questo lo gestisce un uomo, non è dei robot. Ce l'ho io, ce l'hai tu, ce l'ha qualcuno. Allora, chi gestisce questo, gestisce l'unica intelligenza di una specie che in prospettiva può avere un miliardo, due miliardi di animali artificiali. Questo mi preoccupa di più, però, come capite, ritorna all'uomo. È l'uomo che possiede il cloud, che rappresenta l'intelligenza globale di queste macchine non loro stesse. E con questa riflessione vi lascio, perché io nel mio mondo futuro, quello dei miei nipoti, perché grazie a Dio starò, guarderò l'erba dalla parte delle radici, nel mio mondo futuro mi piacerebbe pensare che questa cosa qui fosse stata prevista e discussa oggi con ampio anticipo, perché secondo me è una delle cose più preoccupanti a cui noi stiamo andando incontro in questo momento come tecnologia e come responsabilità sociale. Vi ringrazio molto per la pazienza. <coughs> Grazie Roberto. Sei anni fa quando abbiamo cominciato a costruire questo festival. La prima cosa che ho fatto è sono andato all'Istituto Italiano di Tecnologia per conoscere Roberto Cingolani. Da allora ho cercato di seguire tutte le sue conferenze quando mi è stato possibile. E vi assicuro che ogni volta che lo ascolto e ogni volta che lui parla, impariamo tantissime cose, ci illumina per quello che siamo e soprattutto ci dà indicazioni di quello che potremo trovare domani. Grazie, uscite tra poco Pier Giorgio Di Freddi. Buona continuazione a tutti.